la madonna. Eccoci qua. Eccoci qua, bentornati amici del cattivo gusto nel nostro gioco più atteso del mondo, ovvero Road Trip Adventure. Mi ero dimenticato effettivamente che avesse questo grave problema iniziale Gesù Cristo, Madonna. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, dobbiamo ricordarci che qua c'è il nostro amico che ci permetterà di gareggiare, visto che abbiamo provato a fare la gara e la nostra macchina ha degli evidenti problemi a riguardo. Ma mi ricordo che ci sarà, c'è un modo qui in giro per fare della grana. Allora, innanzitutto noi un po' di grana ce l'abbiamo, ma forse l'abbiamo spesa tutta, non mi ricordo. Allora, andiamo a beccarci un po' in giro qualcosa. Su questa macchina. Ok, in poche parole, se pigliamo tutte le monetine in giro per questa città, vinciamo qualcosa che non si sa. Allora. Madonna del lag. Allora. C'è scritto che abbiamo fatto 29 km. Il tipo ci dava 10 monete ogni chilometro. Non so se dobbiamo. Bene, abbiamo appena aiutato il tipo che gli abbiamo detto come faccio ad aiutare a mamma. Get Policeman's Club. Abbiamo vinto il club dei policemans. YMCA. Ah, il manganello! Ahia, abbiamo vinto il manganello della polizia. Come questa qua picchiava i corvi. Picchiava i corvi, dava le mazzate ai corvi, sto stronzo. Now loading. Eccoci qua. Abbiamo zero taco. E noi dovremmo prenderci un po' di cose, tipo aumentare la potenza, prenderci anche queste cose qua, la trasmissione, un po' di freni, ruote, cazzo ne frega. Dobbiamo prendersi un po' di roba, ragazzi. Siamo veramente dei barboni in questo momento. Però figa, non ci fanno. Non so se dobbiamo tornare indietro dal tipo per riscattare il nostro vile denaro. Se fosse così sarebbe una grandissima, enorme inculata. Allora, proviamo ad andare a vedere. Perché mi ricordo io di una specie di gara da qualche parte. No, porco. Porco di un cacolding, non lo so. Qua mi sa che c'è tipo una gara di qualche cosa, non mi ricordo, ma c'è un vago ricordo di io che mi inculo qua. Eccolo.
You don't look familiar. I'm the king of Fuji City. I'm the greatest man. How about racing against me? It's a man's race. Do you want to race me? Yes. Okay, fair and square. Ce la piglieremo abbondantemente nel duretano. Già lo so. Porco Dio, che natta che ci ha dato il sergente Mastrota qua. Bene. Bene, direi proprio che abbiamo perso. Non vedo nient'altro. Perché proprio non riusciremo neanche a dargli una... I won, you have a long road to travel, a race in time. No. Hey, see, too bad, welcome back anytime. Comunque non possiamo neanche dargli una saccagnata tipo per infastidirlo, perché non riusciremo mai a prenderlo. Andiamo ancora troppo piano. Abbiamo la ripresa di un mattone su una superficie piana. No, allora ragazzi, dovremmo provare lo stesso a fare quella missione. Cioè quella missione, quella gara. Vedere di combinare qualcosa. Ci servono i soldi. Abbondanti soldi ci servono. Dobbiamo provarci. Hey, what's up, race? Rank C. Allora, qua beccheremo sempre un'inculata atomica pazzesca, perché dobbiamo stare attenti a quelle curve di merda alla fine che ogni volta ci hanno lanciato fuori. Figa, piuttosto dobbiamo rallentare un pochettino. L'importante è riuscire a dare una pasta pazzesca. Anche se arriviamo secondi va bene lo stesso. Ci servono soldi. Ci servono molti soldi. Non carica la partita. Sto giocando a questo invece che giocare a Budokai Tenkaichi, perché a quanto pare io non riuscirò mai più ad andare avanti. Ho registrato oggi e non so se li caricherò, perché ho perso tipo troppe volte, ho bestemmiato come un bastardo. Non so se li caricherò, perché veramente non è contenuto quello. Sono io che mi incazzo e bestemmio perché non riesco a fare niente, perché il gioco non te lo permette di fare. Oltretutto ho detto, ma sì dai, facciamo qualcos'altro, no? Andiamo contro Garlic Junior. Niente da fare. Stata una disfatta anche quella. Poche cose al mondo proprio. Comunque è incredibile come il nostro mezzo si pianti, si scaglia, figa. Che merda, Dio porco. Ma poi come vola, ma... la nostra macchina poi oltretutto vola come una merda, via porco. Dai dai, dobbiamo farcela ragazzi. Anche se la gara migliore che abbiamo fatto è quella dove poi ci siamo impantanati l'ultima volta, figa. Lì eravamo partiti veramente bene. Dio solo sa perché siamo riusciti a impantanarci e perdere. Ma poi soprattutto non ho mai capito perché io mi sto impegnando per questo gioco. Non c'è assolutamente alcun motivo di farlo. È veramente un coglione. Anche solo per provarci ogni volta. Madonna, quanto può essere difficile curvare in un gioco fatto male. Dai, con questa Subaru di merda. Che poi vista da fuori sembra la mappa di Rainbow Six questa. Dai, sciacquati dalla minchia con quella Volkswagen. Porco di Dio. I primi ragazzi ci stanno dando una pasta. Mamma pasta. Che fa quasi paura.
vecchio porco, io perché ogni volta mi devo incagliare come una murena. Dove cazzo vai? Figlio di puttana! Bastardo! Pezzo di merda! Figa, stavamo andando bene, non va mica incagliarsi così? Figa, non l'ha mai fatto, lo deve fare adesso! Giustamente! Figlio di una puttana di merda! Bastardo! Bastardo! Pezzo di merda! Siamo sesti e va bene, perché dovremmo arrivare tra i primi sei per contare la gara come completata. Però a me servono i soldi, quindi voglio fare il meglio, perché non so poi se si possono rifare le gare. Madonna di un dio greco. Perché poi noi non abbiamo un cazzo, cioè sti tipi qua ci danno la pasta anche nell'accelerazione, quello è il problema. Ok. No. Ok. Abbiamo perso tutta l'accelerazione possibile. Testa a testa con sto cassone di merda. Ma adesso. Adesso qualche posizione la riusciamo a recuperare, secondo me. Adesso io qua non ci vado, perché ogni volta me la prendo nel culo. Ecco. Bastardo! Bastardo! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Porco Dio! Adesso ti chiamo. Cos'è successo? Non lo sappiamo, ma va bene. Non lo sappiamo, ma va bene. Sciacquati dal cazzo, camionice di merda. Ok. Ok, il freno migliore è semplicemente non accelerare in questo gioco. Perfetto. Siamo quinti, ragazzi. Dobbiamo mantenere posizione salda. Dobbiamo mantenere posizione saldissima. Una bella derapata mica male questa, ragazzi. Una bella derapatissima. Ok. Ok ragazzi. Ok. Si è mica impantanato uno. Se ne sono mica impantanati due. Dai che siamo terzi. Siamo terzi sul lato finale, ragazzi. Attenzione ragazzi, ci siamo incastrati per la seconda. E ci siamo incastrati per la seconda. Sì, bastardi. Cosa succede? Sì, cazzo di un dio. Questo è tipo bella fine per lui, poverino. Cazzo, una soddisfazione nella mia vita ogni tanto. Madonna, il re del Turing. Madonna. Cazzo. Oh yes. Yes. Salviamo i data. Abbiamo conquistato anche questa gara. Una seconda posizione ce la salviamo comunque. Va bene lo stesso. Oddio, perché ogni volta che esco da questo posto deve morire il gioco? Oh. La madonna, non è possibile. La madonna. Allora, non so cosa fare di preciso adesso, perché la gara qui l'abbiamo completata. Abbiamo ancora molti pochi soldi, perché comunque dovremmo arrivare almeno a 1000-2000 per
fare qualcosa di buono a livello di miglioramento delle prestazioni, insomma. Se solo ci fosse un altro modo per fare soldi in questo gioco di merda, ma non mi ricordo se esiste per davvero. Cosa c'è qua? Oltre al gioco che crasha su se stesso. Sta un pullman o no? Un computer? Così. Ah no, un pullman. È un posto in cui noi non possiamo assolutamente entrare, perché c'è una guardia che ci blocca tranquillamente il passaggio. Perfetto. Allora, no, vedo che c'è un edificio. Hello, this is the Fortune Telling Room. Draw a card? Yes. Ok, take one. Facciamo la seconda, visto che abbiamo sempre seconda. Squall, it says good luck. Stop. Come che? Perfetto. C'è un bonsai, come fa a curare la macchina un bonsai? Perfetto. Stiamo completando un sacco di stronzate su sto libro che non... chissà, madonna, quante se ne sono poi da fare. Lì c'è un Putin. E qui ci sarà un grandissimo cazzo di niente. Ah no, maybe un Putin. Eccolo qua, il nostro amico Putin. Ci siamo ancora fatti una foto dai Putin. Cristo di un Dio. Oh, eccolo. Chissà cosa serve in questo momento. Sì, dai, facciamoci una foto dai Putin. Al Putin numero 22. Quick picture. Ecco. Solo bellissimo. Please come again. Ti dico anche dove andare per il 23esimo, cioè, se mi fregasse qualcosa, cioè, non ci andrò mai, ragazzi, se mi capita forse. Non è sicuramente ciò che più mi importa. Che succede se non ci lanciassimo giù di violenza? Assolutamente nulla. Allora, qua ci sono un sacco di edifici da visitare. Next City è di là. Qui c'è un booty. Allora andiamo. Allora qui c'è il paint shop. Ok, però noi i soldi dobbiamo tenerceli avidamente, anche perché siamo discretamente poveri. Ma io voglio dire, i soldi, come Cristo di un Dio li devo fare in questo gioco di merda? Vedere qua cosa c'è, forse sono già entrato. Cristo. Dico forse ci sono già entrato perché sono tutti uguali i posti. Questo posto di. Hello, have you seen our owner? The police came to see him and I overheard them talking about the dumpling cake shop. Anyway, should know better. First of all, he's out wandering around. Oh, sorry, I should have complained to my customer. They're leaving already, come back again. Chissà, la madonna. Adesso dobbiamo trovare teoricamente il boss di questo posto. Forse c'è da fregarsi qualcosa. Era questo? Ah, I'm the ghost in Matsugoro. It's a pleasure to meet you. There's a rumor that the daughter of Dumpling Cake Shop was kidnapped. Attenzione, la trama si infittisce. Assurdo sta cosa. Ma io non mi ricordo. A parte che poi, vabbè, ricordiamoci che avevo tipo una cosa come 6 anni quando ci giocavo, 7 forse, nell'inglese per me era qualcosa di proprio. Hello, welcome, we have the best noodle ever. Huh, what, you're not a customer?
good for nothing. Don't come if you're not a customer. Wait. You may be some of us. Some use after all. You race around the world, right? I want you to retest testimonial. I want to cross the scene up. 20 tacco for each kilometer. Yes. Top. Però adesso non vorrei che... Dai, pompiere, sciacquati del cazzo. Non vorrei però che adesso non ci desse più un soldo quello del coffee shop. Vabbè, chissà. Andiamo a vedere qua. Bah, figa. Perché devi crashare? Cioè, non ha senso. Soltanto sull'emulatore, probabilmente ti darà conflitto qualcosa, ma... Non ho voglia sicuramente di star lì a fare un cazzo. Ha ha ha, I'm Uzumasa! Ha 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 ha, I'm an actor, have a concert! I want to use God's Rod in a drama, but I can't find a good one. Tell me you know when you announce God's Rod. Ma è... Io so i Blazerod, i Godzerod, non so minimamente che cosa possano essere. Body, ah no, Body no. Body non ce n'è. Oh, vediamo se questo è il boss. Boss! Mi hai schivato come una merda, eh. Che inculata che mi hai tirato, boss. Ascolta. Ehi, hey, there. I got all over the world, I just love. Ehi, questo tipo fa le cose, ti scambia cazzi, ti scambia. No, allora ancora non conosciamo nessun posto. Oh, Capitan Tsubasa, vieni qua. I'm sure you race like the one. You look quick. You can't race like that. It has nothing to do with me. Che figlio è una gran bastarda che sei. Haha, race like sto cazzo. Ti sono passato, coglione. Allora, c'è uno che sta vagando in acqua, lo vedo. La madonna, cosa cazzo si fa in acqua? Cosa bella è che noi possiamo viaggiare in acqua, tipo, e mi ricordo che da piccolo io finii nel mare di questo gioco e ci rimasi, perché a un certo punto, a meno che tu rientri nello stesso punto in cui ti sei lanciato e devi pregare Dio che non fosse una scogliera, non hai alcun modo di ritornare in superficie, perché non hanno una lenta discesa verso l'acqua, hanno una barriera fine punto. Quindi è abbastanza improponibile come cosa. Questo è l'inseguimento più lento delle storie proprio. Stardo? Figite puttana! Puttana! Hey, you know what? Of course you don't. The thing is, inviting people to play a fun game. I invited to, you know, I'm busy. Why don't you go instead? He might play with you. C'era tanto di cosa sessuale. Abbiamo già fatto in realtà il gioco e l'abbiamo anche preso nel chiulo. Guarda che si fa notte. Comunque è incredibile il cambio del giorno con la notte in questo gioco. Qualcosa di assurdo per quanto mi riguarda. Allora, il cake shop, dove cazzo è? Come faccio io a fare ste stronzate se poi non... Non c'è modo qua. Vediamo dove put the fire. Queste persone che mi dicono sicuramente avrei già sentito di un posto dove c'è bisogno di lavoro che cerca il tipo. No, proprio io non lo so.
Oh boss, fammi parlare con te. Keep this only between us, you know the moat around the castle. There's strange entrance and suspicion about the place. You may treasure it in there. Don't tell anyone else. C'è un'entrata segreta nel castello. Sarà sicuramente in acqua l'entrata segreta nel castello. Anche perché se noi... Appunto. Will you be my friend? Okay. You are so on it. I like that. I give you my ornament. Get gold ornament. Come and see me often. Perfetto. Abbiamo il gold ornament. Chissà. Se tu vai in casa di una all'1:40 di notte e lei ti dice: "Wella, non è che c'hai la mia età?" E tu gli rispondi sì, anche se non sai minimamente neanche quanti anni possi avere tu, figurati lei. E poi ti dice: "Velandi, bueno, bueno, bom bom bom, giga bom, ti regalo una collana d'oro." Questa è la lore di questo gioco. Qualcosa di pazzesco. Allora, questa è l'entrata normale, giusto? Esatto. Oh, welcome. It's a man race. Do you want... No. Anche perché mi faresti il culo, Big Boss. Non sono mica pronto un cazzo. Mi spiace. Maybe ci sarà un'entrata segreta nell'acqua. Dobbiamo vedere bene, dobbiamo guardarci bene intorno. Dobbiamo guardarci bene intorno. Scusate, mi sono cacato addosso. Allora. Con che radio libro mi stai dicendo? Dai, Cristo di un Dio. Allora. Magari si può entrare soltanto con il potere volante. Allora, l'unica cosa che adesso sono tentato di fare è tornare alla città all'inizio. Maybe è questa. Oh shit. Oh shit. Cos'è? Hey, hey, you found this place. You're something else. Find this place is difficult. However, I can't let you in yet, I'm sorry. Will you come back? Oh, famuca e mamet. Come ci entro io nel maze? Perché non mi ha fatto entrare? Bastardo? Figlio di una gran puttana. Era quello il fucking tesoro di merda di cui parlava il tizio. Tutte cose che io non sapevo minimamente, cioè ho scoperto cose pazzesche. Andiamo a vedere se magari troviamo. Dobbiamo trovare il pisello là, cos'è che stavano cercando? Ah, il proprietario del palaghiaccio. Dove cazzo sarà finito? Sarà sto stronzo che si è perso in mezzo ai fucking boschi. Boss, dove cazzo vai? Fatti parlare. Oh no, not right. This place will never do. There must be some place better to live. Well, tell me if I find a place I might like. Che cazzo posso saperne? Boss, devi sapere tu cosa cazzo ti piace nel mondo. Come non posso mica venirti a dire io che ti piace. L'ho fatto solo perché ho visto che qua si poteva salire, se no non l'avrei mai fatto, sappiamo. E
Anche perché qua ho visto che c'è un boss che scappa in giro. È scappato durissimo. Vediamo se è questo il coso dei panettieri. Eccolo qua! Is that you, Otomi? Are you back? Oh, you're not Otomi. Hey, have you seen my daughter around? She's been gone for a while. She wouldn't disappear without telling me. Any idea where she went? I hope she's safe. È stato il proprietario che ha rapito la bimba. È tutta una lore pazzesca. Famoca mamma, why you? Non so perché mi ha fatto niente. Di dire sto stronzato. Bello della diretta. Boss, chi è che sta scappando dal mio potere da guardia giurata qua? Metronote? Ah no, era il puntiere. Orco di Dio, che frenata che ho fatto come questo gay di merda. Ma schivatissimo proprio. Non so dove andare per beccare la figlia di Miss Doubtfire qua. Magari qui da qualche parte, aspetta. Qua compaiono delle macchine tipo questa. Ah ok, questo è lo stronzo di merda che mi vuole sapere dove aprire il suo negozio come se. Questo è lo stronzo che corre. Popolo di stronzi, perché però qua cosa c'è? C'è l'autostrada qua, è vero che c'era l'autostrada. Se noi invece andassimo di qui, oltre a cadere nel. Eccolo di quello di cui parlavo! Ecco quello di cui parlavo! Fucking vuoto tetro sotto i nostri piedi, figa, se ci cado dentro è il tempo di spararsi in bocca, perché non ne usciamo mai più finché non usciamo dal salvataggio. Poi ho scoperto che esiste il viaggio del trasporto, però insomma. Eccoci. Questo sembra un luogo losco. I'm Hakuzuke. I live away from the city because I play the trumpet. Will you listen? Sì. Pa-pa-p. È Chavo Guerrero. Pa-pa-pa-pa-pa. Ah no, è Art Attack, ho sbagliato. Pa-p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 a. Now take this. Get trumpet horn. See you. Well, come and listen to me when you're in the mood. Non alla casa fatiscente di quest'uomo. Listen to the Hazuke trumpet. C'è una lore incredibile qua. C'è la gente che viene rapita e cose da fare, presidente. È proprio un gioco per razzisti questo. Invia questo. Condividi questo video con un tuo amico razzista. Perché gli piacciono le razze, i pesci, te. Non odia un'altra razza. Deve amare le razze. Oh! Non fare scherzi. Rimani ben saldo al pavimento, ok? Allora. C'è un paesino. C'è solo l'autostrada. C'è solo l'autostrada. Però andiamo a vedere se qua c'è chi stiamo cercando. I am Speed. Speed is me. You dare to challenge Speed guy? You want to race? Yes. Ok, let's go to the starting point. Andiamo, compa. Ci darà un'inculata questo che ce la ricorderemo probabilmente. Adesso io tornerei tipo alla città iniziale a vedere di riscattare i cazzi. Così ci paga cash e facciamo un po' di soldi. Porco Dio, se è Speed sto tipo.
Che cazzo di partenza? Direi che ci ha tirato una pasta mica male sto stronzo. Abbiamo persissimi, niente, posto. Posto come vuoi tu, allora. Niente, posto, no, mi ritiro, boss, mi ritiro. Non preoccuparti, non gioco più. Hai vinto. Niente, lui è già a casa in questo momento. Si sta sparando, sta tirando il collo al gallone, figa. Sì, sì, lui sta tirando il collo al gallo adesso in questo momento. È a casa a farsi una gran sega. A meno che si impantani da qualche parte, ma la vedo difficile. Io lo inculassi girando subito, il gioco capirebbe che io ho varato oppure no. A parte che sono convinto che mi batterebbe comunque. Infatti. Adesso voglio riprovare. Sì. Adesso voglio. Non funziona. Ma se funziona, rido. Non funziona, per carità, eh. Ma se funziona. No! Cazzo, era perfetto. Se facevamo un giro del genere, figa, ti si piantava tutto, Dio porco. Allora esistono dei checkpoint invisibili, ma esistono. Perché se non aveva checkpoint la gara non poteva saperlo, diciamo. Però probabilmente ha dei checkpoint segreti che ti obbligano a fare il giro così come lo vogliono loro. Si sono fatte, ragazzi, di gameplay 37 minuti, ed è ancora un 10 minuti. Manteniamo quella media di 3 quarti d'ora, così sono ben leggeri. Allora, qua non c'è assolutamente un gran Kaiser di nessuno. Non c'è nessuno della gente che vogliamo intortare. Qua c'è un tipo, però. Dov'è? Chi è? Cosa vuole? Ah, è sempre il solito. Sempre i soliti. No, allora io tornerei indietro, ragazzi, per andare a vedere di farci dare il danaro da quello del caffè, visto che ce lo deve, bastardo. Cristo di Dio. Allora, e Cigoia. They were sent together at the shrine. Oh! Oh shit! La lore si infittisce! Dobbiamo andare allo shrine adesso che è notte. Perché la guardia si addormenta. Come si va? I don't remember. How to go to the place. Mannaggia la madonna. Non voglio aspettare un giorno intero per rifare sta stronzata. Dobbiamo approfittarne adesso. Quel tipo è piombato a noi a dire la verità in bocca, bro. Come cazzo abbiamo fatto a non incontrarlo prima, poi? E anche il cubo l'abbiamo incontrato in totale proprio noncuranza. Neanche che c'era nessuno. Ci sono sempre beccati e basta. Minchia, la loro, cazzo, la loro va avanti. Come entriamo nello shrine?
chissà come ci si arriva sullo shrine. Sì, ma sarà andato in camporella quella ragazzina lì, cioè. Tutti qui a preoccuparsi. Come ci vado io, per l'amor del cielo? Non so come si entra. Allora, fatemi vedere un attimo, perché adesso ho un attimo un dubbio. Useremo internet, tutto in presa diretta, ragazzi, non me ne frega cacchio. Dobbiamo andare a fondo sulla questione. Madonna, c'è dei forum interi per queste cose. I can't work out the switch on the box in front of the... Ma non c'è lo switch. O meno. Mi sembra di vedere uno switch. Non c'è un cazzo. Bump into the wall scar at night when it hit them, push it backward. Devo tirargli una saccagnata. Guardalo. Ehi! Ma che cazzo è? Ma non lo sa... Ma questa cosa per me è assurda! Madonna, ma... Ah, who are you? Did you come to see me? I was kidnapped by the owner of the Ichigoya. He wanted me to marry the evil police chief. Thank you so much for saving me. I want to thank you, please take this, love stick, sick matter. I don't want to be alone, stay with me. Oh, Tommy, you're back, did you save her? Thank you, don't know how to thank you, dammi i soldi. Oh, non mi danno neanche una lira! Ti ho trovato la fucking figlia, rapita da un tipo matto, che è stato il poliziotto che voleva fare tutta sta sommossa qua di merda, e non mi hai dato una lira. Pezzente, bastardo pezzente. Mi sono frantumato le palle per il nulla cosmico. E mi hanno dato un coso da infilarsi su per il culo, perché questo è palesemente una di quelle trecce anali. Porca puttana, non è possibile. Non è possibile, mi fa male la testa. No, it's you. We decided to leave Tommy with our relatives when
where is the family? Now I can focus on the business. Thank you. Vabbè, abbiamo risolto tutto questo perché siamo dei grandissimi geni pro gamers. Però non ci è andato una lira. Allora, però io qua mi ricordo di aver visto Warp. Ecco Peach Town. Hey, what's up? What do you want to do? Ma se io volessi provare a fare... Scusatemi, ho fatto un routine. Ma se noi gareggiassimo, dici che ci danno ancora dei soldi? Tipo money glitch, soldi infiniti, oppure non ci danno più un cazzo? L'importante è ambire la prima posizione. No, non penso che ce la faremo. Già tanto, secondo me, se facciamo la seconda posizione. Però mai dire mai. Dai, ma come fa a laggare così tanto? Dio bastardo, signore. Porco. Eccoci. È l'uomo culo, è vero che Peach Town c'era un uomo culo. Noi la prendiamo larga, ma facciamo poi un taglio interno che panico paura proprio, eh. Guarda. Opla. Poi usiamo come sponda per curvare. Eccoci. Settima posizione. Sesta. Dai, che gli diamo una pasta a sto giro anche al primo, che stiamo venendo su a cannone, figa. Con quella Bugatti di merda. Dai, sciacquati da una minchia. Ada, primi. Figa, se ci parte un millino quando arriviamo primi, è la svolta, eh. Madonna se piotta quel tipo lì. Sì. Vabbè, se devo essere onesto, anche 500 del secondo posto mi bastano, eh. Però se arrivassimo primi, sai, non direi mica di no. Sarei solo che contento. Basta che sto stronzo non ci tiri una saccagnata nel culo, figa. Io sono a posto. Non perdere così tanta potenza. Dai. Pontala. Dai. Siamo arrivati primi, ragazzi. Speriamo che ci diano un sacco di soldi. Mi servono i money, big money. A Papa Prozio servono i soldi. Oh! Congratulations. First prize 800, third prize 400. Oh shit, abbiamo fatto anche un record. Siamo a 1700, ragazzi. Allora, save data. Abbiamo 1700 taco. Perché? Vabbè, facciamo un race. Allora, proviamo, dai. Vedi, allora, se ci danno ancora soldi, fanculo, sì che ne faccio un botto off screen, non registro.
in culo un sacco di soldi, ci potenziamo per bene, così andiamo a fare il culo un po' a tutti qua, perché io di essere la sega non so mica voglio. Così ci potenziamo, andiamo a rifare ancora anche la gara del Monte Fuji, che magari ci sparano più soldi se arriviamo primi, e poi andiamo a rompere il culo al tipo della di Arnelli, Palazzo Reale, il tipo che va in giro con un sacco di gente a cui rompere il culo, e ci prepariamo al meglio per la prossima città. Siamo dietro al terzo posto soltanto perché sti bastardi non ci fanno passare. Siamo andati al sorpasso, stiamo attanagliando, lui non è così intrepido da accelerare come noi in curva, ma non lo sa che io guido a Piacenza, quindi ho imparato nelle peggio strade come si guida. Eccoci qua, final lap. Cristo Dio, abbiamo saccagnato un angolo, ma niente che non si possa recuperare. Noi acceleriamo e basta qua. Ce ne sbrega un atomo proprio. Vai, pontala, assurdo. Boom, bitch! Vediamo. Quanti soldi ci sta dando? Perché è tipo un record personale? Ma stia facendo un sacco di soldi! Porca troia, figlio! Sì, si munge qua la mucca finché c'ha il latte, eh! Ci vediamo al prossimo episodio!